sia lodato Gesù Cristo. E il Vangelo della domenica di oggi è legatissimo alla festa di venerdì, cioè la festa del Sacro Cuore di Gesù, perché è ciò che resta dell'ottava solenne del Sacro Cuore, perché la festa del Sacro Cuore ha avuto fino alla riforma del Messale del 1961 che noi seguiamo, l'ottava solenne. E allora il Vangelo parla ancora della misericordia di Dio in Gesù Cristo. Per noi è tutta una preparazione alla festa di Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù che celebreremo domenica prossima. Il fatto che non si possa fare la processione non toglie nulla all'intensità della festa che faremo. Messa cantata con tutta l'anima, non solo con tutta la voce. Vestri al pomeriggio e benedizione eucaristica dopo aver cantato litanie del Sacro Cuore, perché se non si canta la litania del Sacro Cuore di Gesù nella festa di Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù, per voi che cosa si fa? Allora vi invito a prepararvi e vivere bene domenica prossima. È la festa per noi in questa chiesa mariana più importante della vita. Ma vi invito a prepararla anche con la preghiera personale, cioè attenti, bisogna fare tutto ciò che bisogna fare nella preghiera pubblica, messa cantata, per noi domenica prossima vespro anche, negli anni passati processione, speriamo il prossimo anno di farlo tranquillamente, ma tutta l'obbedienza agli atti pubblici di preghiera, che non devono venire meno, e ha bisogno della nostra presenza e del nostro cuore, della nostra voce, vengono accompagnati da un'intensissima preghiera personale, perché nella Chiesa oggi si fa coincidere la festa con la preghiera pubblica, no? Allora questa settimana prevedete qualche opera di preghiera in più, magari assistere di più alla messa quotidiana, tipo pregare un po' più di rosario, cioè mettete qualche cosa per favore, altrimenti le grazie non si ottengono, aggiungete per favore, come l'altare si adopera di più, come la liturgia si canta di più, anche voi dovete pregare di più. Prevedete degli atti personali che dimostrino che state vivendo l'attesa della festa e della festa di Nostro Signore del Sacro Cuore. Ma vi dicevo, il grande aiuto del Vangelo di questa domenica. Sappiamo, contemplare il Sacro Cuore di Gesù vuol dire contemplare la misericordia di Cristo che diventa azione al Calvario per noi. Ci ama morendo, pagando il prezzo dei nostri peccati. Ma il Vangelo di questa domenica, il discorso che Gesù fa ai farisei scandalizzati perché mangiava con i pubblicani e i peccatori, non solo gli parlava, ma mangiava. Voi sapete che le prescrizioni della legge mosaica riguardo di purità sono peggio di quelle del coronavirus, cioè non devi toccare, non devi bere, figurati stare a tavola a mangiare con quelli che erano impuri, altro che denuncia, peggio è peggio del coronavirus per un ebreo. E allora si scandalizzano e il Signore fa il discorso che conoscete, ma scusate se perdete la pecora, non lasciate le 99 e andate a cercarla, e quando l'avete trovata siete contenti, la prendete sulle spalle, o la dramma, il soldo il prezioso ha perso, pulisce tutto, lo ritrova, chiama le amiche, così sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che la penitenza.
Allora, per capirla, mi chiedo un attimo di, perché io so già qui, il cervello comincia a dividersi. Oh, quanto è buono il Signore, però non dobbiamo prenderlo in giro, non bisogna esagerare, c'è chi è più incline alla giustizia di Dio, c'è chi è più incline a considerare l'amore misericordioso, un po' la tua storia personale, un po' come ti hanno educato a casa, quali preti hai conosciuto prima di essere messa qui, il tuo carattere. Però entrambi sbagliano. Non si tratta di misurare quanto è misericordioso o quanto è severo il Signore. Se stai lì a misurare non ne viene a capo. E fanno ridere. Purtroppo tocca seguire internet, che è una gran perdita di tempo, ma faccio quanto basta. Allora si scatena, se tu parli della misericordia su internet si scatenano, quelli pro e quelli contro. Sia quelli pro che quelli contro non hanno capito. Cosa conta per il Signore Gesù? Non so se vi scandalizzo. Conta il risultato. Conta il risultato. Invece noi siamo ideologici, contano le nostre opinioni. A cosa interessa a Dio? Cosa interessa al nostro Signore? Che il peccatore faccia penitenza. Punto. Cioè che cambi. Invece noi siamo teorici. Allora, perché faccia penitenza, il Signore tenta di tutto. Dio Padre ha mandato il suo figlio nel mondo al Calvario. Ma ciò che conta è quel penitenza, che fa penitenza. Far penitenza non vuol dire infliggersi delle fustigate, vuol dire che cambia la vita. Signore, ho capito, adesso comincio a vivere come questo. Quello che conta è quello. Allora il Signore fa di tutto per andare a recuperare quello che non ha capito. E nell'esempio dice, va a cercare la pecora sparita. E quando la trova la pone sulle spalle. C'è un bellissimo commento di Sant'Agostino a questo, che dice, noi siamo andati a cercare, non sono volute tornare. Allunga la parabola a Sant'Agostino, questo lo dico perché la vita della Chiesa è sempre stata difficile nel mondo, si ribella, c'è la pecora che è ritrovata, si ribella ancora. Allora, ciò che conta è che ci sia quel cambiare. Cambiare realmente, la salvezza è una cosa reale, chiede il cambiamento reale della nostra persona. Allora, non occorre non misurare, il Signore è misericordia perché tu cambi, ed è severo finché tu cambi. Il problema è che tu devi cambiare. Allora, se nel voler cambiare, se tu desideri di cambiare e sei bloccato perché dici il Signore non mi perdona più stavolta, sbagli. Se ti desideri di voler cambiare, perché il Signore è venuto a cercarti e ti ha preso sulla spalla. Se invece tu sei fermo e dici me la pigo con comodo perché tanto il Signore viene a cercarmi, questo prendersi il gioco di Dio. Allora attento che il Signore è anche severo, la sua misericordia diventa severità. E lo sanno tanti che hanno reiterato il peccato finché è arrivato il giorno in cui patatrac la cosa fu irrimediabile. Sapete che la vita è fatta così, che i nostri atti purtroppo ci seguono. E il mondo non è misericordioso, Dio sì, ma il mondo no. Allora, per favore, concentratevi sulla sostanza. Ciò che conta il Signore è una cosa vera, che tu possa cambiare realmente. Noi siamo protestanti ormai, perché prendiamo tutto per modo di dire. I protestanti non credono che la grazia cambi veramente la nostra persona.
che io da ingiusto divento giusto e da peccatore divento santo. Invece il cattolicesimo, l'unico cristianesimo vero, obbediente al Signore, sa che la grazia di Dio ti cambia. Allora non hai scuse. Ecco cosa vuol dire un peccatore che fa penitenza, uno che crede nella grazia e si lascia trasformare. Per cui dice: Signore, lo so che è la millesima volta che chiedo perdono, stavolta cambia. Con il tuo aiuto cambia. Capite come diventa più semplice parlare della misericordia, della giustizia, della bontà e della severità del Signore? Ci sono tutte e due, tutte e due. Scusate, se prende questa immagine, lascia la 99 e va a cercare la piccola perduta, vuol dire che è una questione seria. Mi permettete questo commento? Allora, vuol dire che è seria una cosa. Che senza Gesù Cristo sei finito. La Chiesa deve fare la stessa cosa. La Chiesa ha lo stesso compito, quello di andare a cercare la pecora perduta. C'è da spaventarsi oggi perché non sono rimaste 99 nell'Ovile. Le proporzioni sono invertite, terribili. Si sa da dove cominciare. Ma la Chiesa deve fare questo. Va a cercare la pecora perduta. Permettetemi questo parallelo. Come cerca la pecora perduta? Pensate con un sorriso, andando, predicando innanzitutto che cosa è peccato. Quando la Chiesa predica e dice con chiarezza: questo è un male, rovina la vostra vita, in quel momento la Chiesa sta cercando il peccatore. Ecco perché è ingannevole una Chiesa che non dice ciò che è peccato. Chi non dice, se un prete non predica su cosa è peccato e su cosa non lo è, non avvisa il suo gregge, vuol dire che non sta andando a cercare. Guardate che una volta era così, un buon parroco che stava 25-50 anni in un paese, andava da tutti, ma a un certo punto diceva: no, non puoi continuare a vivere in questa situazione regolare, vedi di sposarti, per esempio, faccio un esempio, o vedi tornare a casa tua. Non stava oggi tutti zitti noi, perché dobbiamo avvicinare. Ma se tu stai zitto, il lontano dice: guarda, mi ha benedetto anche il prete, come bravo il Signore. E ora non si muovono più. Attenti, passate questo suggerimento a voi, voi potete farlo più di me, voi sapete, voi pensate: io tante cose non le so, ma non le so davvero, sono un po' tonto. Pensano che io sia così attento, non mi accorgo, ma voi vi accorgi di tante cose, avvisate le persone che vi sono vicine, i vostri cari, di tornare sulla retta via. Se c'è bisogno chiedetemi aiuto, ma iniziate voi. Questo è il modo per cercare la pecora perduta. Se tu la... immaginate il buon pastore che va là e gli dice: stai pure lì sull'orlo del precipizio, stai lì, ti saluto, ti voglio bene, io torno alla vita perché c'è da fare. I nuovi preti, sì, purtroppo vorrei dire solo così, ogni tanto devo dire siamo così. Abbiamo paura tutti di dire: oggi si perde la Chiesa se dici tutto a tutti, si fa organizza e dicono: basta, non lo vogliamo più, vogliamo un prete buono. La Chiesa va a cercare. E cos'è quel prendere? Quando la Chiesa prende sulle spalle come il buon pastore? Quando dà i sacramenti. Perché uno che si pente non ha la forza di tornare se non riceve la grazia dei sacramenti, la confessione e la comunione. Quando i sacerdoti danno i sacramenti, sono quel buon pastore, prendono sulle spalle le nostre anime e ci dicono: andiamo a casa, tornando lì. Tenete in mente queste due immagini, sono la realtà, non è retorica.
Questa è la misericordia, che è giusta. La misericordia è giusta e la giustizia è misericordiosa. Prepariamoci così alla festa di Nostra Signora. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.